La lettera Z in Kawasaki ha sempre contraddistinto una serie di moto molto sportive, naked o al massimo con un cupolino. La prima 900 Z1 risale al 1972, ma poi la sigla Z900 è stata la storia per gli amanti di questo marchio. Una moto alla quale era difficile stare dietro. Bene, la Z900 è tornata. Non è più una naked, è una super naked e ve lo dimostro. Il potente motore a 4 cilindri in linea, a 4 tempi, raffreddato a liquido da 948 cm cubi, ha un carattere aggressivo ed una spinta fortissima ai medi regimi, che fa schizzare la lancetta digitale sulla zona rossa del contagiri. I cavalli sono 125 a 9500 giri minuto e la coppia è di 99 Nm a 7700 giri. Ad aumentare lo spasso, l'inconfondibile nota in aspirazione invita a dare più gas all'inserimento di ciascuno dei 6 rapporti di cui è provvista la Z900. L'erogazione estremamente fluida facilita il controllo, contribuendo al comfort e alla sicurezza di guida. I cilindri pressofusi offrono un equilibrio ideale tra leggerezza e rigidità ed il loro disegno contribuisce alla riduzione del peso. La forma dell'airbox è stata studiata sulla base dei test acustici effettuati in laboratorio. La nota in aspirazione della Z900 è chiara e morbida. La frizione assistita e antisaltellamento è stata sviluppata grazie ai feedback del reparto corse. La frizione utilizza due tipi di cam, una cam servoassistita e una antisaltellamento, per offrire due funzioni non presenti su una frizione standard. La forcella rovesciata da 41 mm ha lo smorzamento in estensione e in compressione, a regolazione continua e precarico della molla, regolabile nello stelo sinistro. Per una maggiore praticità i registri sono situati sui coperchi superiori della forcella. Nella sospensione posteriore l'ammortizzatore e il leveraggio sono posti sopra il forcellone. Questa disposizione contribuisce all'accentramento della massa, garantendo anche che la sospensione si trovi sufficientemente lontana dallo scarico, in modo da non essere troppo esposta al calore. Con il manubrio largo ed una perfetta ergonomia, il pilota è in grado di sfruttare tutto il potenziale sportivo della Z900. I freni anteriori sono a doppi dischi a margherita, semiflottanti da 300 mm, con pinza doppia a 4 pistoncini opposti. I freni posteriori hanno un disco singolo a margherita da 250 mm e una pinza a singolo pistoncino. I pneumatici da 120 all'anteriore e da 180 al posteriore sono montati su cerchi da 17 pollici. La posizione di guida offre un mix di controllo e comfort che consente al pilota di divertirsi sempre in ogni situazione di guida. Come si sta in sella alla grande? È cambiato completamente il posizionamento del pilota. Il manubrio è più alto di 28 mm, sono più alte anche le pedane. La sella è più bassa, per cui si tocca per terra più facilmente, però si assume una situazione di guida sicuramente molto più confortevole. E poi attenzione, perché cerchi, freni, il telaio estruso in alluminio, è tutto più leggero, per cui tutto questo contribuisce a creare ancora più maneggevolezza in questa moto fantastica. E poi attenzione, sospensione backlink nella zona posteriore, che permette di utilizzare un telaio molto più compatto e a questo punto anche uno scarico molto più piccolo, il tutto a vantaggio della centralizzazione delle masse e sempre della grande maneggevolezza. Ragazzi, questa Z900 è un portento, è veramente una super naked, come ho detto all'inizio. Il prezzo? Siete seduti? Siete seduti per una moto così? 8.990 euro, franco concessionario, garanzia da 24 fino a 48 mesi, colorazioni meravigliose, la verde e nera che vedete qui, e poi c'è una versione total black, e poi c'è invece un'altra colorazione molto molto bella, grigia nera col telaio verde. Esiste poi una versione performance, della quale vi parlerò prossimamente, prezzo 10.080, ma delle caratteristiche molto speciali. Cosa state aspettando? Andate a provarla nella rete dei concessionari Kawasaki, la Z900 vi stupirà.